Buongiorno, siamo già operativi nella palestra Le Dune Fitness di Silvi Marina per una nuova puntata di Buongiorno Fitness insieme a Francesco Di Sante. Ciao. Buongiorno, Francesco, Milo. Il nostro istruttore, e Alessandra, pronta per un esercizio che aiuterà ad aumentare il volume dei glutei. Esatto, Milo. Hip thrust, ok? Esercizio fondamentale insieme allo squat per la crescita muscolare del gluteo in particolare. Prego, Alessandra. Quindi movimento di bacino effettuato in questo modo. Quanto pesa questo? Questo scarico 30 kg, quindi attualmente sta sollevando 30 kg. Importante è non scendere troppo e restare mezzo secondo su in isometria. Okay. Quanto Perfetto. Tempo si deve dedicare a questo esercizio per avere dei risultati visibili? No, questo esercizio è molto efficace con alti carichi, ok? Quindi bisogna avere una progressione con i carichi importante per avere dei risultati. Il macchinario su cui ha appena lavorato Alessandra, che è di ultima generazione, può essere sostituito da un esercizio fisico a casa. Esatto, lo vediamo adesso insieme. Quindi ponte glutei a terra, ok? Quindi mani a terra, gambe piegate e solleviamo il bacino. Importante fare mezzo secondo di isometria in alto e non toccare a terra con i glutei quando scendiamo. Faticoso, eh? Sì, anche qua però possiamo zavorrarlo magari con delle bottiglie d'acqua a casa, Alessandra, per aggiungere peso e rendere l'esercizio un po' più difficile. Anche un librone voluminoso sì. Potrebbe andare bene. Una curiosità, ma visto che il lato B molto voluminoso è di moda, di quanto lo si può realmente aumentare? Allora, l'importante è fare esercizio costante, come ho detto prima, aumentare i carichi progressivamente e fondamentalmente essere costanti, allenarsi. E si può veramente trasformare proprio duplicando assolutamente, il volume? Assolutamente. E allora quindi bisogna invitare tutti ad allenarsi a qualsiasi età, uomini, donne, una curiosità, anche per gli uomini c'è la stessa moda. Ovviamente, sì sì, anche per gli uomini è indicato questo esercizio. Grazie a Francesco Di Sante, grazie ad Alessandra per concludere la puntata. E siamo di nuovo qui da Laura Store insieme a Laura Guidotti, titolare di questa boutique presso il complesso residenziale Le Dune di Silvi. Parliamo di tendenze moda dell'estate, lo abbiamo fatto la settimana scorsa con i costumi, ma quello del costume non è un argomento che si esaurisce in poche battute. Quindi Laura, insieme a Beatrice e a Cristina, le nostre modelle, torniamo su questo argomento. Oggi ci porti in Costa Azzurra. Sì, questi abiti sono dei veri e propri quadri che rappresentano tre città della Costa Azzurra. Sono degli abiti freschi e morbidi, ideali per passeggiare in città anche con le calde temperature e senza temere le trasparenze di un copricostume. Li abbiamo pensati abbinati ai costumi in tinta unita, che comunque sono una grandissima tendenza di quest'anno, quindi coloratissimi in assenza di fantasie, fa tutto il colore. E poi abbiamo degli occhiali in tinta che vediamo qui. Sì, gli occhiali, anche per gli occhiali quest'anno è il colore che comanda. Li vediamo in questo modello rettangolare con la montatura trasparente. E vari colori pastello. Sì. Invece i costumi sono di colori molto decisi quest'anno. Sì, quest'anno abbandoniamo le tinte pastello che sono andate molto di moda negli ultimi 2 anni per passare a un colore quasi fluo, molto deciso e audace.
Il telo va abbinato all'outfit da mare o ha una sua indipendenza, diciamo? Beh, il telo è sempre preferibile abbinarlo e qui abbiamo una proposta di teli sempre in tinta unita e nei colori moda di quest'anno. La nostra proposta è un telo bellissimo da vedere e che sia anche però leggero e comodo da portare in spiaggia. Il nostro tempo qui da Laura Store per oggi è scaduto, ma ci rivediamo la prossima settimana con consigli molto interessanti da parte di Laura su come vivere dal punto di vista estetico con il vostro look l'estate 2023. Grazie a Laura Guidotti, grazie a Cristina, grazie a Beatrice e noi invece ci tuffiamo nell'alimentazione. E dopo la moda, forse mangiare carboidrati non è l'ideale, soprattutto dopo aver ammirato le nostre modelle con il loro fisico perfetto. Però noi da ieri conversiamo sui grani antichi con la dottoressa Anna Veciorek, che salutiamo, e questi tipi di grani possono favorire anche una linea bella. Sicuramente sono grani che saziano di più rispetto al grano bianco, perché sono grani che spesso sono macinati a pietra, quindi rappresentano molto più elementi come fibra, come microelementi, aminoacidi, proteine, vitamine che contribuiscono nel buon senso di sazietà, quindi mangiare anche di meno. E li vediamo qui, abbiamo pane di farro, di grano saraceno, kamut, segale e c'è anche farina di tipo 2 che, come abbiamo visto ieri, una farina più leggera e quindi noi oggi abbiamo meno spazio, diciamo che possiamo invitare i nostri spettatori, telespettatori, a mangiare grani antichi che danno anche un aiuto alla produzione locale dei nostri produttori. Sì, perché sono spesso le farine del territorio, per esempio in Abruzzo abbiamo grano Senatore Cappelli, Solina, che sono molto meno trattati perché il chicco è più resistente, quindi subiamo anche meno trattamenti e la nostra salute sicuramente ci ringrazierà. E noi ringraziamo te, ringraziamo i nostri telespettatori per averci seguiti anche oggi, grazie al nostro operatore Alberto Capo. Torniamo domani per l'ultima puntata della settimana di Buongiorno Fitness. Buona giornata.